credo che i dati di ieri siano la diretta conseguenza di non avere cambiato il senso delle politiche che si fanno. Se non ci sono investimenti, se non si aprono i cantieri, se non si dedicano le risorse a progetti diretti di creazione di lavoro, il paese non riparte. Sono anni che ci si affida alla speranza che qualcuno si metta a investire, ma questo oggettivamente non succede e non ne può che derivare un aumento della disoccupazione nel nostro paese, in particolare della disoccupazione giovanile, e il fatto che continua a esserci un minimo di turnover non rappresenta certo la risposta, perché con quei numeri lì dobbiamo aspettare un numero infinito di anni per tornare a un tasso di occupazione normale.